No, esatto, incontriamo una squadra che ha fatto 10 punti nelle ultime 5 partite, quindi più o meno nelle ultime 5 gare c'ha una media tipo la nostra. È partita da lontano, ha cambiato allenatore e probabilmente ora ha trovato una quadratura che gli sta dando grandi risultati. Quindi è chiaro che la cosa più importante dopo, come dicevi tu, due partite di alto livello, affascinanti sotto certi punti di vista, dobbiamo essere bravi ad affrontare una partita di campionato, diciamo, più regolare con lo stesso atteggiamento, con la stessa concentrazione e determinazione, perché incontriamo una squadra che, come ti dicevo, ha fatto molto bene nelle ultime partite e i risultati non sono assolutamente casuali. Allora, è una squadra intensa, ha un ritmo veramente molto alto, tiene un ritmo molto alto e difende in densità, ma difende anche nella metà campo avversaria, quindi l'ho vista arrivare molto aggressiva e quando ha palla, ora gioca con un sistema diverso rispetto all'inizio, molto bravi a trovare le ampiezze, a far subito numerica, quindi una squadra anche coraggiosa. Ci arriviamo chiaramente bene come percorso, come crescita. In settimana c'è stato qualche problemino che ha condizionato più che altro il carico di lavoro su 3 o 4 singoli, ma niente di particolare, quindi abbiamo avuto una settimana un po' noiosa sotto questo punto di vista, però ci arriviamo, dai, carichi il giusto, con la consapevolezza che ci ha lasciato queste due partite di essere credibili nel nostro percorso e di essere consapevoli, insomma, di poter rimanere lì il più lungo possibile. Ma la cosa a cui ci tengo a dire, al di là della tattica, della qualità tecnica, ci dobbiamo rimanere lì con l'attenzione, con la determinazione, che è la cosa più importante in questo campionato. Allora, soprattutto quella di domenica, in un primo tempo dove per mezz'ora abbiamo sofferto la forza dell'avversario, ci ha detto che anche in quella sofferenza, al di là che la squadra è stata molto brava a rimanere in partita comunque, perché poi le partite cambiano come abbiamo dimostrato nel secondo tempo, però anche in quella mezz'ora di sofferenza noi abbiamo sbagliato tanto. Cioè, nel senso, chiaramente abbiamo incontrato una squadra forte, molto forte, ma la cosa che ho sottolineato ai ragazzi è che in quella sofferenza noi abbiamo regalato tante situazioni. Quindi non è stato solo netta forza dell'avversario, quella sofferenza, ma anche situazioni che noi abbiamo sviluppato male e quindi questo ci deve dare forza. Tecnicamente abbiamo sbagliato veramente troppo, su certe rotazioni su Guglielmotti preparate siamo arrivati tardi, quindi la cosa che ho sottolineato alla squadra è che se anche in quelle partite possiamo fare un pochino meglio ed è giusto analizzarla così perché sarebbe banale. Anche se è vero chiaramente che l'avversario è molto forte, ma è giusto che anche in quella sofferenza il perché l'avversario ha fatto così bene in quel primo tempo, perché noi sicuramente non abbiamo fatto bene in quella mezz'ora. Non neanche per colpa nostra. più, c'è sicuramente un concorso di colpa, cioè nel senso, sì, nel senso che possiamo migliorare anche quella mezz'ora, poi chiedo troppo, siamo qui apposta per cercare di cercare il pelo nell'uovo. No, i tempi di aggressione, adesso non vorrei star a parlare troppo della partita della Reggiana perché domani c'è una partita determinante, comunque arrivavamo tardi sugli impatti, ma per assurdo, per stringere il succo, loro in situazioni più importanti le hanno avute su ripartenza. Non è che ci avessero comandato il gioco, allora vuol dire che noi in uscita abbiamo sbagliato veramente troppo e chiaramente noi quando sbagliamo così tanto siamo aperti e possiamo concederlo a singoli così forti diventa ancora più pericoloso. Ma rimaniamo focalizzati sulla Fermana che verrà qui per continuare a far bene e cercare di fare una partita importante. Quindi noi siamo focalizzati oggi su qui. Allora, secondo me dipenderà come andrà la gara. Sa far bene tutte e due le cose. Nelle ultime gare è andata a prendere l'avversario molto nella metà campo propria, cioè propria dell'avversario, è stata molto aggressiva e poi rispetto all'andamento della gara poi è rimasta così o si è abbassata. Chiaramente, quindi mi aspetto qualsiasi possibilità rispetto all'andamento della gara, qualsiasi. Ma probabilmente faranno anche questo, però io sono convinto che un allenatore quando trova una quadratura con
con un certo atteggiamento lo porti avanti più o meno rispetto a quello che gli ha dato grandi risultati. Poi, rispetto agli episodi, all'andamento del risultato, al cambio della gara, chiaramente potrebbero cambiare le situazioni. A Teramo, vi faccio un esempio, a Teramo vanno sotto subito e poi dominano la partita, schiacciano il Teramo nella loro area di rigore nel primo tempo. Ad Ancona vanno in vantaggio subito e chiaramente hanno un baricentro leggermente più basso, cioè rispetto a quello che succederà, ma stanno allenando, sicuramente è una squadra che sta allenando tutte e due le fasi, sia alte che basse, quindi ha provato, esatto, all'inizio ha provato a prenderci, siamo usciti bene dai primi 20 minuti, ha cambiato atteggiamento, si è compattata sulla densità intermedia, quindi dipenderà. Però sono convinto che non arriverà una squadra che dal primo minuto si metterà davanti all'area di rigore, questo non credo proprio. No, ma nel senso che qualche centrocampista, due o tre centrocampisti sono allenati meno per piccoli problemi, problemini post partita, chi per una botta, chi per un affaticamenti vari, abbiamo gestito un pochino la settimana, tutto qua. Sì, 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 sì. È chiaro che però domani deve scendere in campo una squadra, la nostra, che deve andare forte. Deve tenere il ritmo alto, deve giocare più in qualità rispetto al primo tempo di Reggio, e perché l'intensità e il ritmo saranno, secondo me, alti. Quindi le scelte saranno in funzione anche di questo. Secondo me, secondo me è stato più o meno il vostro comportamento dal punto di vista fisico organico, è stato più o meno lo stesso, cioè sempre partenze ottime, già un quarto d'ora, poi avete sofferto forse dal quarto d'ora alla fine, cioè dal punto di vista proprio solo della corsa, e siete riemersi nella ripresa. Sì, sì. Può essere anche dovuto al fatto che hai centrocampisti che sono non molto dinamici, quindi magari dopo una sparata iniziale forte vanno un po' in contrapposizione dal punto di vista, perché allora a Reggio siete magari sulle seconde palle, nel primo tempo, secondo me. Sì. Per spinte avevamo per loro centrocampo. Sì, vero, però onestamente a Reggio siamo mancati veramente su. No, anche sì, sì, sì. Non so se sia quello, io credo che sia le dinamiche anche della, se penso a Reggio, sia la dinamica un po' dell'andamento della partita, cioè che loro hanno preso campo, poi ci hanno battuto 5-6 angoli di fila sotto la curva, ci hanno tenuto lì, quindi diciamo la dinamica è andata verso di loro, sia più che altro questo. Chiaro che dobbiamo essere bravi, soprattutto le ultime partite in casa dove abbiamo fatto 20-25 minuti, ritmi clamorosi. Essere bravi questa intensità, portarla sempre più nel tempo, questo assolutamente. Vedere le sboccate, e poi, esatto, e diventa più semplice. Con la Pistoia non l'hai sboccata, ecco, si è dato un po' di difficoltà. Sì, sì. Con il Pescara non l'hai sboccata, si è dato un po' di difficoltà, però con il secondo tempo un po' di difficoltà. Sì, non hai creato. Sì, esatto, ti dico, sì, magari siamo diventati, sì, sarà difficile onestamente dominare la partita per i 90 minuti sempre, contro chiunque, contro la Reggiana piuttosto che contro la Viterbese, che in questo momento è ultima in classifica. Però sicuramente questo, cioè noi lavoriamo per aumentare questo dominio, questa intensità nel tempo, perché comunque ci alleniamo per quello, ci piace, ci sentiamo, diciamo, nella nostra zona di comfort quando comandiamo la partita, e quindi è normale che dobbiamo essere più bravi a tenerla di più nella gara. La cosa che mi piace è che quest'anno questa squadra, anche nei momenti dove giocano gli avversari, ci rimane dentro molto, molto serenamente. Sì, no, no, è chiaro che è una caratteristica molto importante della storia del nostro calcio, dice un pochino questo, che le squadre che prendono meno gol fanno sempre stagioni importanti. Questo è un dato da continuare a cavalcare, da continuare ad allenare, e nello stesso tempo cercare di aumentare quello delle realizzazioni, perché comunque è chiaro che il compito mio è quello di ottimizzare tutte le caratteristiche della squadra. Poi esistono squadre maschie, squadre femmine, cioè il DNA di una squadra di anno in anno cambia, però stiamo lavorando per cercare di ottimizzare tutto. Ma non è il nostro caso, perché noi per assurdo siamo la miglior difesa, probabilmente col baricentro più alto del campionato come linea difensiva.
tendiamo sempre a attaccare gli avversari a metà campo, propria, e questo è curioso ed è bello, perché secondo me è una squadra abituata, non ha paura dell'uno contro uno, anche con campo alle spalle, questo è positivo, e dobbiamo cercare, secondo me, di variare un pochino con gli inserimenti, è quello che possiamo diventare più bravi. No, dobbiamo variare più gli spazi da occupare, è un pochino questo, su questo stiamo lavorando, stiamo migliorando, lo facciamo anche in certe partite molto bene, in altre meno bene, è anche figlio di caratteristiche sotto certi punti di vista. L'anno scorso sicuramente davanti eravamo diversi, come eravamo costruiti, quindi stiamo lavorando su cose diverse. Sì, poi ci è mancato un ricambio del genere, sono convinto che Pierini possa tirar fuori quelle grandi qualità che ha, perché sono veramente importantissime per rompere il gioco con gli uno contro uno, perché non si può sempre costruire mettendo in mezzo tatticamente l'avversario, perché gli altri si allenano come noi e possono fare cose fatte bene. Dobbiamo migliorare gli uno contro uno, i duelli singoli, riuscire a portare superiorità numerica non solo col palleggio ma anche con l'uno contro uno. È difficile fare sti calcoli. Noi abbiamo l'occasione di giocare un'altra partita in casa davanti a un pubblico che nelle ultime settimane veramente ha acceso un entusiasmo che noi dobbiamo essere bravi a cavalcare, e dobbiamo cercare di portare a casa il massimo facendo una grande prestazione. Dobbiamo vivere così, abbiamo vissuto, cioè vivendo così ci ha portato a essere protagonisti. Dobbiamo continuare questa mentalità qua e non ci possiamo permettere di pensare agli altri a novembre. Vogliamo assolutamente dare continuità ai risultati e alle prestazioni tutte le settimane. Poi è chiaro che ogni settimana veniamo da due partite particolari sotto certi punti di vista. Quella di domani sarà una partita diversa e dobbiamo essere bravi a interpretarla bene. Gonnelli non ce la fa, anche se dovrebbe farcela, perché è una cosa curiosa, Gonnelli ha sentito fastidio col Pescara, ha sentito un fastidio con il Pescara e è rimasto fermo due giorni quella settimana, poi è andato tutto bene, ha giocato 90 minuti e... Ma era una botta, mi pare, capito? No, era un fastidio a un adduttore che aveva avuto col Pescara, finita la partita, è rimasto fermo due giorni, poi stava benissimo, ha giocato 90 minuti, abbiamo fatto un controllo di routine per sicurezza, perché c'era questa sensazione, e si è visto che c'era un problemino vecchio, vecchio di 10 giorni prima, quindi dai, per non rischiare che diventi una cosa grave l'abbiamo gestito così, questo è un pochino il senso, perché comunque un giocatore finisce 90 minuti senza problemi, però meglio non rischiare mai.